Sì, grazie Presidente. Non metterò la telecamera per problemi di linea. Insomma, ho già caso qualche problema di linea. Allora, intanto arriviamo dopo un lunghissimo tour de force, finalmente a questa delibera che, insomma, dal mio punto di vista, ma colgo anche, insomma, lo spunto del consigliere Di Palma, insomma, una delibera che dà uno slancio netto, chiaro, evidente all'azienda Yamma Spa. Arriviamo dopo una lunga maratona con 5 commissioni e con quasi 15 ore di discussione, perciò insomma, come dire, rigetto un po' al mittente, ecco, ovviamente le accuse, no, da parte dell'opposizione, dove si dice che la maggioranza non ha dato modo, non ha dato adito, ovviamente una discussione democratica e chiara in commissione. Debbo appunto ringraziare l'assessore Nemmetti, l'assessore Ziantoni e anche il dottor Zaghis, l'amministratore unico di Ama, perché e anche ovviamente la presidente Seccia della commissione bilancio, perché effettivamente, insomma, c'è stato un grandissimo confronto all'interno delle 2 commissioni, appunto, congiunte. Commissioni che hanno sviscerato, che hanno in qualche modo, spiegato nel dettaglio e nei minimi particolari, ovviamente, tutte le sfaccettature della delibera, sia dal punto di vista del bilancio, perciò dei conti, appunto, sotto l'aspetto finanziario, ovviamente anche sotto l'aspetto del ciclo dei rifiuti, ovviamente sul tema impiantistica e sul tema ovviamente diciamo più tecnico che riguarda appunto il piano industriale di Ama. E evidentemente, insomma, queste 5 commissioni, che ricordo a tutti, insomma, ovviamente hanno un costo per la collettività, perciò insomma sono soldi ovviamente dei cittadini, perciò dell'amministrazione, ad uso ovviamente dei consiglieri, evidentemente non è bastato. E questo mi dispiace, perché comunque, insomma, diciamo, ecco, la buona volontà o comunque la disponibilità da parte sia della Giunta che delle commissioni c'è stata, ed anche ampiamente. Abbiamo ospitato l'OREF, abbiamo discusso anche con l'OREF, perciò insomma devo dire che comunque abbiamo fatto il massimo, il possibile, inviando anche nei tempi corretti e giusti i documenti ai consiglieri, insomma, per fare in modo che comunque arrivassero in aula preparati. Non vedo onestamente una grande preparazione sotto il punto di vista ovviamente del contenuto della delibera. Molta retorica, molti interventi ovviamente strettamente e puramente politici, come così è stato il tentativo di sabotare ovviamente l'approdo di questa delibera in aula, con le 2 sospensive, con varie richieste di accesso agli atti all'ultimo momento, insomma, con vari atti tra mozioni e tra ordini del giorno ed emendamenti, insomma. Diciamo, si è fatto il possibile per tentare di non far discutere questa delibera cruciale, importantissima per l'azienda di Ama. E questo veramente mi lascia basito, mi lascia ovviamente rammaricato, perché io sono sempre più convinto che temi del genere devono unire e non disunire. Perciò, insomma, siamo arrivati finalmente, dopo tutta questa trafila, a discutere di questa appunto delibera, che invece ovviamente era aspettata fino ad oggi, ovviamente dagli stessi lavoratori di Ama, che erano con il cuore in gola, insomma, ovviamente sono con il patema d'animo, perché è chiaro che questa delibera dà una boccata di ossigeno all'azienda, e soprattutto anche a quelli che stanno svolgendo le prove pratiche per essere poi assunti dall'azienda. Sappiamo che, insomma, ci sarà un'infornata importante di 300 unità, perciò ovviamente persone che comunque, ragazzi, che ovviamente aspettano con grande ansia la votazione di questa delibera, perché appunto non votandola, questo insomma è evidente a tutti, interrompiamo quel flusso di miglioramento, quel flusso
di cambiamento che questa maggioranza vuole apportare. Un flusso di cambiamento che negli anni non c'è mai stato, perché se andiamo a ritroso negli anni passati, vediamo anni bui su questa azienda, vediamo anni dove questa azienda è stata, come dire, è stata strumentalizzata per fini puramente elettorali, per fini puramente politici, con un tornaconto ovviamente di voti, di preferenze. E questo lo vediamo perché mai nessuno aveva messo mano nei conti dell'azienda in modo così trasparente, così chiaro come sta facendo l'amministrazione Raggi. Nessuno mai era andato nel profondo, ovviamente, di questo mostro che comunque l'azienda, perché ovviamente è un'azienda altamente complessa, mai nessuno era andato a fondo sui bilanci e mai nessuno, insomma, aveva creato un piano industriale che potesse creare una solidità sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista ovviamente legato al ciclo dei rifiuti. Noi abbiamo trovato un buco di bilancio di 250 milioni e questo, insomma, credo possa essere riscontrato facilmente, ovviamente, da chi sa leggere gli atti e i documenti, perciò parliamo ovviamente di numeri, parliamo di numeri veri e ovviamente presentiamo un piano industriale reale, un piano industriale calato nella realtà di Roma, cosa che purtroppo negli anni addietro non abbiamo mai visto, un piano industriale o comunque una visione legata all'economia circolare. Mi ricordo l'epoca buia, l'epoca oscura, forse un termine forte, del sindaco Alemanno, dove, insomma, ovviamente anche le indagini hanno riscontrato varie opacità nella gestione dell'azienda di Amaspa, dove l'unico piano industriale, come abbiamo sempre ribadito, era quello di Malagrotta, foraggiando un unico monopolista a Roma. E questo è accaduto per quasi 30 anni. Si è arrivati ovviamente al sindaco Marino che per fini puramente elettorali e politici ha vantato di aver chiuso la discarica di Malagrotta, ma chi ha un minimo di coscienza e un minimo di consapevolezza sa benissimo che non è così. E non è riuscita la giunta Marino con i 3 anni targati PD a dar vita ad un piano industriale che potesse finalmente dare un futuro diverso all'azienda. Ci si è presentati con un piano industriale che prevedeva quattro ecodistretti, soprannominati anche quattro ecomostri, nelle città più martoriate dal punto di vista ambientale di Roma, che sono Roccascencia, Salario, Malagrotta. E non si è mai parlato di riconversione degli impianti esistenti, ma si è parlato ovviamente di calare un'impiantistica non votata all'economia circolare, ma semplicemente all'economia lineare, perché quando parliamo di ecodistretti parliamo ovviamente di biogas, parliamo di impianti che non prevedono un trattamento di riciclo, perciò non prevedono un dar vita a una materia prima seconda, ma vediamo ovviamente la materia disperdersi nell'energia, perciò ovviamente nell'inquinamento ambientale. Chi prima si strappava le vesti, oggi questo ovviamente doveva sottolinearlo e deve sottolinearlo. Perciò la giunta tentò di presentare questo piano industriale, ovviamente non riuscì, e questo ovviamente che per grande fortuna della città, a non andare avanti, perché avremmo visto ovviamente una situazione dal punto di vista ecosistemico, dal punto di vista ambientale, sostenibile, veramente una tragedia ambientale. E non venne mai approvato, perciò anche la giunta Marino rimase, come dire, con il cerino in mano sul tema dei rifiuti, senza portare nessun tipo di soluzione, visto che si è vantati molto ovviamente di aver presentato questo piano rivoluzionario. Oggi l'amministrazione Raggi presenta un piano reale, intanto presentando due progetti già
già si è in fase ovviamente di produzione di impatto ambientale da parte della regione su Casalselce e su Cesano, due impianti di compostaggio aerobico, sotto anaerobico, senza funzione di biogas, perciò ovviamente senza dispersione nell'atmosfera di agenti inquinanti o comunque ovviamente impatto estremamente ridotto rispetto alla produzione di biogas, dove si sta ovviamente intervenendo dal punto di vista ovviamente dell'esproprio dei terreni proprio per cercare insomma di realizzarle le opere il prima possibile. Due impianti che tratteranno 60.000 tonnellate ciascuno e questo mi sembra un punto importante rispetto all'impianto di Maccarese. Abbiamo ereditato che trattasi e no 15.000 tonnellate, in un modo, insomma, ovviamente conosciamo bene anche la frazione umida, il compost che fuoriesce dall'impianto, sappiamo bene che non è un compost di grandissima qualità. Perciò veniamo da una rete infrastrutturale inesistente a Roma, inesistente, ricordando anche l'incendio del TMB Salario che ha causato un danno economico importante all'azienda e anche ambientale ovviamente per i cittadini. E noi volevamo riconvertire quell'impianto come vogliamo riconvertire l'impianto del TMB di Roccascencia, dove prima ci si strappavano le vesti, dove prima si battevano i pugni sul petto, dove tutti quanti richiedevano la riconversione del TMB di Roccascencia. La Giunta Marino voleva creare e costruire un impianto di ecodistretti di 250.000 tonnellate ciascuno. Parliamo di quattro impianti che dovevano trattare 250.000 tonnellate ciascuno. Questo ovviamente è risposta a chi parlava dell'impianto di TMB che dovrebbe trattare 500.000 tonnellate. Invece noi abbiamo accolto con favore le richieste della cittadinanza e abbiamo emesso proprio nel piano. E questo conosciamo bene anche ovviamente le battaglie che ha fatto l'assessore Ziantoni nel territorio del sesto municipio. Abbiamo inserito nel piano la riconversione dell'impianto della TMB di Roccascencia in impianto di trattamento della multimateriale, cioè della frazione secca, quella frazione ovviamente che è risorsa sia per l'ambiente che per l'azienda stessa. E questo purtroppo nessuno l'ha detto. Io ho sentito vari discorsi di carattere puramente politico, ma non ho sentito nulla di carattere tecnico legato al ciclo dei rifiuti, e questo ovviamente mi fa ben comprendere che comunque non si conosce la materia dei rifiuti. Si sta ovviamente nel piano, insomma, vi è un consistente acquisto dei mezzi. Perciò parliamo di CSL, mezzi grandi, dei mezzi ovviamente più piccoli, parliamo di 800 mezzi che comunque andiamo a rinnovare quasi l'intera flotta di AMA. Ricordiamo insomma che i mezzi sono più che datati e su questo non c'è mai stato un ricambio. Insomma, abbiamo mezzi che hanno più di 20 anni, purtroppo, ahimè, e anche qui ovviamente l'azienda sta facendo molto anche con l'ultimo arrivo dei 150 mezzi. Si parla ovviamente della raccolta differenziata delle grandi città, ma ricordiamo che Parigi è al 17%, Madrid è al 13%, Londra supera poco più del 30% e Roma è rimasta al 45%. Beh, io sono contento che Roma sia rimasta al 45%, non sia scesa. Per una grande città come Roma, come una metropoli come Roma, è un dato importantissimo, il dato più alto in Europa e l'abbiamo mantenuto stabile. Il piano industriale è assai ambizioso e punta ad arrivare al 61% entro il 2025 e questo ovviamente insomma dà una prospettiva di economia circolare e non più lineare dell'azienda e mi sembra veramente un dato reale e un dato ovviamente anche come dire, positivo per chi ama l'ambiente. Abbiamo votato poco tempo fa una delibera che vede la costruzione e la realizzazione di 20 centri di raccolta. A Roma ce ne sono soltanto 12, purtroppo quelli ci sono sempre stati in questa città. Ne serve uno ogni 70.000, questo è quello che sapevamo. La Giunta Raggi ha presentato una delibera per costruire altri 20 centri di raccolta e questo mi sembra, anche questa è una notizia, è un dato importantissimo. Ho detto ovviamente delle 300 unità, 300 assunzioni che comunque avverranno e sappiamo insomma anche l'età
Si avvia a responsabili. conclusione, consigliere. Sì, Presidente, solo un minuto e concludo. Dei dipendenti di AMA, perciò anche l'iniezione, ovviamente, di respiro per la nuova linfa, appunto, nuovo personale e ovviamente anche i nuovi 37.000 cassonetti che verranno poi acquistati. Concludo, Presidente, su Monte Carnevale, io ho sentito molte inesattezze. Ricordiamo l'ordinanza della Regione Lazio che ha imposto Roma Capitale l'individuazione di quel sito, un sito che doveva essere un sito di trattamento e di stoccaggio per i rifiuti inerti, ma poi ovviamente riconvertito, ma questo ricordiamolo, è un'operazione che non ha fatto Roma Capitale, bensì ha fatto la Regione Lazio. Roma fu costretta a individuare un'area appunto per la realizzazione della discarica. Sappiamo ovviamente su le facce su ovviamente come dire gli ultimi titoli di giornale, sappiamo che ci sono delle indagini in corso sui procedimenti autorizzativi della discarica di Monte Carnevale e ovviamente su questo la politica, a parte il Movimento 5 Stelle, ha detto ben poco, a parte ovviamente attaccare costantemente la sindaca. Non mi voglio ovviamente dilungare su questo, però ricordiamo anche che Roma Capitale espresse un parere negativo sulla realizzazione della discarica a Monte Carnevale. Perciò abbiamo anticipato noi quel parere che invece in modo, come dire, poco chiaro si voleva dare in regione su quell'impianto dei rifiuti. Io ringrazio l'assessore Ziantoni, ringrazio la sindaca Raggi che hanno prontamente, con nota protocollata, richiesto al segretariato di ritirare quella delibera e ovviamente Roma Capitale ha comunicato che non individuerà più ovviamente un sito alternativo per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani. Perciò questo è il messaggio che Roma Capitale ha dato. Aspettiamo il messaggio della Regione Lazio per il ritiro del piano dei rifiuti che ci sembra ovviamente in questo caso poco opportuno di portarlo avanti perché crediamo sia un piano viziato, visto che ovviamente i tecnici che hanno lavorato a questo piano oggi sono sotto inchiesta. Grazie, Presidente.